tendenze romantiche, diffuse in Europa verso la fine del Settecento, si affacciano in Italia nel 1816, con la pubblicazione di un articolo di Madame de Staël sulla rivista Biblioteca Italiana. Nell'articolo la scrittrice invita gli italiani a uscire dal culto del passato e ad aprirsi alle moderne correnti della letteratura europea. Tra gli intellettuali italiani prende subito vita un acceso dibattito che determina due schieramenti contrapposti, quello dei classicisti fedeli alla tradizione e quello dei romantici più ricettivi al cambiamento. Nella polemica tra classicisti e romantici emerge abbastanza chiaramente il carattere civile e politico del romanticismo italiano. Il romanticismo si diffonde in Italia negli stessi anni in cui l'unificazione nazionale diventa una questione chiave e un'esigenza non più eludibile. Per questo il romanticismo italiano privilegia alcuni aspetti del romanticismo europeo che più sono in linea con tale esigenza. Una letteratura di impegno civile legata alla contemporaneità e la valorizzazione della storia e delle tradizioni della patria. Gli intellettuali italiani, soprattutto a Torino, a Milano e a Firenze, si pongono alla guida di un rinnovamento letterario che è al servizio di un progetto civile: diffondere e condividere con il popolo un progetto di rinascita politica e patriottica e di modernizzazione dell'Italia. Nel nostro paese, gli intellettuali romantici si fanno in sostanza portavoce delle istanze patriottiche, contribuendo in maniera decisiva al Risorgimento. Come afferma Silvio Pellico nel 1819, riferendosi all'ambiente piemontese, romantico e patriota diventano ben presto sinonimi. La valenza essenzialmente politica del romanticismo italiano è dimostrata anche dalla soppressione da parte del governo austriaco de Il Conciliatore, la rivista milanese animata dai patrioti romantici. Il romanticismo italiano contribuisce così in maniera determinante a diffondere la coscienza nazionale in un paese ancora diviso. Si capisce dunque perché risultino del tutto marginali nella cultura italiana della prima metà dell'Ottocento alcuni temi chiave del romanticismo europeo, come il ribellismo, il conflitto io-mondo, l'esplorazione dell'irrazionale e del mistero, il disagio dell'artista nei confronti della borghesia e del suo sistema di valori.